110 giorni ai domiciliari, alla fine oggi in conferenza stampa lei ha detto la sua su tutta questa vicenda che ricomincerà in aula il 10 marzo per il processo che l'attende. Lei ha detto più volte: sono stato arrestato per non aver commesso il fatto. E certo, ad oggi non c'è una cosa concreta, reale, sulla quale si può dire tu hai fatto questo. Ho parlato, ho gesticolato, ho raccontato, solo le parole. La cosa più grave è che tutto quello che io avevo detto alla zona sociale non è stato fatto nulla, nella ditta, nelle persone, nelle cose, niente. Ecco, mi dispiace tra l'altro, perché non capisco come può essere che una zona ad alto rischio ambientale come quella di Priolomelli Augusta, che ha problemi, debba avere la presenza di centinaia e centinaia di persone di Gela, di Melano. Perché dai, mi dispiace anche per loro, ma vorrei anche capire perché non debbono lavorare quelli locali. Allora, se questo porre questi problemi diventa un reato, sono colpevole. Lei ha rivendicato e continua a rivendicare il ruolo e quindi le sue azioni per il bene del suo paese, prima, adesso e in futuro. Non posso rinnegare la mia storia, ho sempre dato una mano a chiunque, non ho mai chiesto nulla, non gli ho mai chiesto ti faccio questo se tu mi voti. Se mi hanno votato ho continuato a fare il sindaco o il deputato, se non mi hanno votato me ne sono andato a fare il medico. Non è che mi sono tirato i capelli, anche perché non ne ho, quindi. Diciamo che si avvicinano adesso le elezioni a Priolo, si rinnoverà la carica di sindaco. Lei cosa farà? O cosa ha intenzione di fare? O su cosa sta riflettendo? Rifletterò con i miei avvocati, perché non voglio che, se dovessi cedere a quelle che sono le richieste di centinaia e centinaia e centinaia di cittadini, di candidati, non voglio che qualcuno pensi che è una sfida alla magistratura. Ci mancherebbe altro, lungi da me. Io ho detto e continuo a ripetere che ho una grande fiducia nelle istituzioni, perché io sono della Prima Repubblica e per noi le istituzioni erano e sono per me una cosa seria. L'istituzione giudiziaria, l'istituzione politica, le istituzioni sono sempre una cosa seria, perché altrimenti è caos, anarchia e diventa molto difficile. Già abbiamo delle grandi difficoltà a vivere, perché manca il lavoro, c'è la paura delle malattie, c'è la paura della guerra, ci sono mille paure, ci sono grandi problemi economici, grandi problemi occupazionali, e quindi abbiamo il dovere, chiunque di noi può fare qualcosa per un altro, di farla. Poi se questo è interpretabile come qualcosa di strano, non ci posso fare niente, è la mia vita, questa è la mia vita, quella di dare una mano a chiunque. Lei ha aperto la conferenza stampa ringraziando i suoi avvocati, tutte le persone che le sono state vicine, ma in primis la sua famiglia. La mia famiglia innanzitutto, perché vede, tutti i giorni vedere mia moglie e i miei figli in faccia, per me era un senso di fragilità estrema da parte mia, di aver messo in difficoltà la mia famiglia, anche se devo dire che c'è stato da parte di tutti quelli che i miei figli hanno incontrato, così mi hanno raccontato, una solidarietà, una cosa proprio, sentimenti di grande vicinanza, ma di grandissima simpatia, amore, rispetto, come la vogliamo chiamare, vicinanza, che è quella che mi ha anche aiutato a subire, a sopportare questi giorni, queste settimane, questi mesi pesanti. Vabbè. Adesso inizia un altro momento, un altro percorso. Allora, vediamo, qua io ho i miei avvocati, quelli che avvocati che c'hai. C'ho i miei avvocati, con l'avvocato Ezechia Reale, che devo dire ha fatto le umane divine cose, perché per chiarire concetti, parole, perché io sono questo. Se tu mi estrapoli le parole dal contesto di chi sono, di come vivo, di come sono stato, allora posso anche essere interpretato non so come, ma quello è, io sono quello. Se devo essere punito per quello che sono, pazienza, accetterò quello che, come dicono gli arabi,
Maktub, è scritto.